E salve a tutti i youtubers, il vostro Filippo Ferenza qui con una nuova food review. Oggi proverò tutti i wrap della settimana americana targata Lidl. Siamo a fuoco? Sì, ed eccoci qua con una nuova food review. Dopo aver provato tanti prodotti della settimana americana, mi sono reso conto che in realtà non l'ho provati proprio tutti. Quando mi sono imbattuti in queste tre bellezze. Ma vediamole nello specifico. Tre gusti abbiamo: chicken salsa, veggie falafel e lime and pepper beef. Come possiamo vedere, un design, devo dire, molto carino, pulito, mi piace molto. Si può vedere in tutto il suo splendore i tre ingredienti principali in tutto il loro splendore. Tre colorazioni che in un certo senso richiamano il leitmotiv degli ingredienti principali, quello del pollo, delle verdure e della carne. Dietro invece possiamo trovare tutti quanti i nostri ingredienti e il valore nutrizionale qui in alto e anche modalità di cottura. Tre falafel da 190 grammi l'uno, pagati 2,49 euro. Ora vedremo se varrà la pena di acquistarli tutti quanti o singolarmente o nessuno di loro. Però prima andiamo a cucinarli. Ed eccole qua in tutto il suo splendore le nostre wrap, gusto pollo, gusto carne e gusto falafel. E iniziamo dalla prima, che mi ispirava tanto dalla confezione, ovvero quella al pollo. Allora devo dire che tutte e tre i wrap sono fatti bene, sono abbastanza pesanti, ma ora passiamo all'assaggio. Quello al pollo devo dire che mi ha conquistato, non me l'aspettavo. Qui al centro abbiamo un fantastico pezzettone di pollo abbastanza aromatizzato da un bel po' di verdure, si sente tanto la zucchina, la cipolla, è un mix di spezie abbastanza particolare. E ora passiamo invece quella al gusto falafel. Anche questa mi sembra abbastanza importante e mi sembra abbastanza pesante, anche veritiera nel peso. Ma ora passiamo all'assaggio. Buon appetito! Un'esplosione di gusto di falafel, agliosa, cipollosa, speziata, si sente tanto la curcuma, il curry. L'impasto devo dire che me l'aspettavo forse leggermente più croccante, però devo dire che non è affatto male. E ora, ultima ma non meno importante, quella gusto carne e lime. Buon appetito! Qui invece il gusto di carne me l'aspettavo molto più vibrante, molto più invasivo, invece è molto delicato. La presenza del lime si sente e non si sente, non è un qualcosa di molto acidognolo. Per quanto riguarda invece le spezie, devo dire che sono ben dosate. Interessante. E quindi ragazzi, che dire, spero che questa food review dedicata a tutte le wrap della settimana americana targata Lidl vi sia piaciuta. Vi metterò qua sotto il link in descrizione altre food review. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividetelo ovunque come sempre. Bravi, buon appetito!